andiamo avanti con una ragazza che arriva da Favara e ci canta un grande pezzo di Domenico Modugno. Signore e signori, Federica La Rocca! Un applauso! Dobbiamo fare lo stacchetto, si mancava qualcuno, c'era un piccolo problema tecnico che abbiamo risolto. Aspetta Federica, lo facciamo di nuovo? Vai dal Sandro. Sì, sì, facciamolo di nuovo, è giusto così. Ferma, ferma. Vai Alessandro. Federica La Rocca. Buonasera. Alessandro, cosa ci canta Federica? Così una cosa grande. Perfetto. Vai, grazie. Vai Federica. Squadra. Le tastiere ne vuole, ma non c'è più. Non ci sono le tastiere. Un po' di chitarra nei monitor, mi dicono qua i ragazzi. Non c'è proprio Pasquale. Domenico, un attimo di pazienza perché prima c'è stato un blackout. Sì, sì, abbiamo visto dietro praticamente due lampioni si sono staccati. Magari nel frattempo se c'è qualche mail il Liborio. No, intanto volevo dire per cortesia ai ragazzi che sono in quella zona lì dove c'è il monitor di non mettersi davanti al proiettore, perché altrimenti tutto il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane vanno, perché le ombre coprono le immagini. Questa è una piccola raccomandazione. Poi per le mail, i saluti arrivano un po' da tutte le parti. La Germania per esempio scrive Carmelo Vasco che saluta tutti i suoi cugini, poi scrive Elisa Vasco, sempre tutti i suoi parenti, e si complimenta con lo zio, poi scrive Giusi, scrive Giovanna, scrive Caterina, insomma parecchie ragazze che ci seguono e che si complimentano con voi per lo spettacolo. Magari abbiamo modo di sistemare un po' l'audio sul palco, nel frattempo magari facendo silenzio. Manca la chitarra nei monitor. La chitarra, squadra. Qualche piccolo contrattempo ci sta, siamo in diretta, quindi ci sta sicuramente, non è facile tenere tutto questo. Provate, vai, provate. Provate, provate. Sì, sì, lo stanno provando, quindi faccio silenzio. Okay. Faccio silenzio appunto per questo, in modo tale da sentire bene gli strumenti. Siamo pronti, perfetto. Federica La Rocca, Tusina Cosa Grande. Grande non è una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me e mi innamora così, guardo a te, vorrei sapere una cosa. Una cosa grave.